E io un'altra cosa che ho notato è comunque la mescolanza che adesso c'è fra aspetto ludico e aspetto, diciamo, più professionale, lavorativo. E spesso si confondono, per esempio, mezzi come WhatsApp, che prima era inteso, insomma, come gruppo, diciamo, ludico, così, adesso diventa anche uno strumento di lavoro. Quindi io personalmente vengo contattato da sempre più professionisti che mi chiedono WhatsApp. E quindi io ho questa, percepisco questo cambiamento e non riesco più a capire, qual è il confine, cioè non riesco più a capire, dove io arrivo a lavorare e dove arrivo a giocare. Il ruolo, per esempio, dei genitori, per quanto riguarda quel capitoletto, verso la fine del libro, che si chiama Conoscere per educare, no? Magari volevo leggerti un attimo una cosa che mi ha colpito, che ho sottolineato di questo capitolo lì, che è: non è mai saggio demonizzare gli strumenti tecnologici, bensì vanno imputati, tra virgolette, gli errati e pericolosi comportamenti che bambini e ragazzi adottano più o meno inconsapevolmente. Esatto. Lo uso per tirare un po' le conclusioni di quello che avevi detto anche inizialmente. Cioè. Sì, hai Sì, ragione, dimmi. non bisogna fare l'errore di demonizzare appunto le tecnologie, di dire ah, è colpa di Instagram, è colpa di WhatsApp, è colpa di Facebook, eccetera, cosa che spesso e volentieri si incontra ahimè, sui media, no? Quando succedono incidenti di percorso, sui media si tende a demonizzare lo strumento, che è il classico errore che non va mai fatto. Bisogna invece interrogarsi su quelli che sono i comportamenti dei bambini e dei ragazzi nell'uso di queste tecnologie. Ed è importante quindi, siccome come genitori non possiamo avere la pretesa di proteggere i nostri figli in tutte le possibili situazioni che possono incontrare nella vita, siano esse reali o virtuali, però possiamo sicuramente fornire loro i migliori strumenti cognitivi, il miglior senso critico, la migliore competenza per riconoscere i rischi, quindi poterli prevenire o gestire al meglio le situazioni quando succedono appunto incidenti di percorso. Questo possiamo farlo, va fatto il prima possibile, va fatto non appena questi bambini entrano in contatto con le tecnologie, quindi anche in età prescolare. Senza aspettare, cercando di trasferire loro appunto quelli che sono i principi del giusto comportamento e che farebbero parte di quella materia che io ho chiamato educazione digitale e che dovrebbe essere insegnata a casa e a scuola. Una sorta di evoluzione digitale di quella che era una volta l'educazione civica che oggi non viene più insegnata. Ecco, perché secondo te non viene più insegnata? Cos'è successo? Ma credo che abbia avuto, che sia stata sacrificata in nome di altre materie all'interno della didattica. Io nel libro sono un po' critico verso l'attuale sistema educativo perché lo reputo obsoleto, non più al passo coi tempi, è ancora basato su un vecchio concetto trasmissivo da uno a molti. Che si usava già nel dopoguerra, quindi, e che era di fatto era mal tollerato già da chi andava a scuola negli anni 90, figuriamoci adesso, dove i bambini e i ragazzi hanno imparato ad apprendere i concetti tramite video su YouTube, tramite videogiochi, tramite questi social che danno informazioni di vario genere. E poi arrivano a scuola e si trovano davanti il libro cartaceo e un professore che ti parla di questo e di quell'altro, senza che tu possa interagire come invece avviene nel mondo virtuale, no? E di conseguenza è chiaro che la scuola non rappresenta più la giusta offerta formativa per la domanda della nuova generazione. E al di là della scuola, quindi, è importante agire già nella famiglia. I genitori devono porsi da subito il problema dell'approccio alle tecnologie, dell'adozione di comportamenti idonei,
dell'insegnare un uso proficuo delle tecnologie, imparando per primi loro, insegnando poi ai loro figli, come riconoscere le minacce e come evitare appunto i potenziali rischi che queste comportano. Quindi tu dici, deve essere fatta un'educazione anche ai genitori, non solo ai ragazzi che vanno a scuola? Sì. Ahimè, questo deve essere però un'iniziativa di ciascun genitore, cioè ciascun genitore deve capire che nel momento in cui diventa genitore ha la responsabilità anche del mondo virtuale, quindi come insegna ai figli a guardare bene prima di attraversare la strada, non dare retta agli sconosciuti per strada e ad andare a casa dritto senza fermarsi da nessuna parte, allo stesso modo devono insegnare ai figli come comportarsi nel mondo virtuale, quindi non dare l'amicizia agli sconosciuti. Prima di pubblicare qualcosa, riflettere bene su quelle che sono i contenuti e le possibili conseguenze, insegnare il rispetto verso se stessi e verso gli altri, sia nel linguaggio che nel pubblicare appunto contenuti che potrebbero offendere o potrebbero minare la privacy individuale delle altre persone. Sono tutti comportamenti che devono essere insegnati fin dalle più tenere età. Quindi diciamo bisogna evolvere anche tutto quell'aspetto formativo che è obsoleto, quindi aspetto di formazione anche dei genitori, perché io so che quando io ero più piccolo i miei genitori partecipavano spesso a convegni organizzati dalla scuola con psicologi e altre figure del settore che però ti parlavano, ovviamente diciamo negli anni 90 e primi 2000 non erano questi i problemi, non c'era ancora questa evoluzione digitale, quindi i problemi erano di tutt'altro tipo, si parlava di droga, si parlava di sì, problemi diciamo fisici, reali. Qui sì, poi sì. Invece parliamo di dipendenze digitali, parliamo di dipendenze che non è più la droga, l'eroina, cosa. O meglio, c'è comunque anche quello, però adesso si sta diffondendo... Ci stanno diffondendo dei pericoli più subdoli, pericoli che non vedi, sono invisibili, giusto? Sì, aggiungerei un fattore importante, che perché bisogna parlare di dipendenza tecnologica, non solo in relazione al mondo virtuale, ma al fatto che le varie forme di dipendenza tecnologica, e quando parlo di dipendenza tecnologica includo sia la dipendenza dallo smartphone o dai dispositivi digitali in generale, dai social, sia la dipendenza dai videogiochi e dal gioco d'azzardo online. E queste forme di dipendenza tecnologica vanno ad interessare le medesime zone del cervello di bambini e di ragazzi rispetto a quello delle altre forme di dipendenza da sostanze come fumo, alcol, droghe e quant'altro. E io nel libro parlo anche di energy drink perché di fatto sono diventate una sostanza legalizzata, ma che genera varie forme di dipendenza e anche degli effetti piuttosto gravi. E, quindi, qual è il risultato? Coltivare questa forma di dipendenza diffusa e latente in termini di tecnologia potenzia quelle zone del cervello che poi potrebbero aprire la strada ad altre forme di dipendenza. Questo è dimostrato da diversi studi. Non ultimo quello del professore Galimberti di Padova che ha scritto un libro, C'era una volta un bambino, in cui tutti questi meccanismi sono spiegati in maniera approfondita e il fatto che i bambini e gli adolescenti vengano esposti a determinate sollecitazioni di tipo violento, di tipo traumatizzante in generale, possono aprire la strada appunto ad altre forme di trauma e di dipendenza. E bisogna stare molto attenti perché le cose sono strettamente collegate tra loro, quindi vanno indirizzate allo stesso modo di una dipendenza classica come era per noi negli anni 80-90.